design spaziale è una disciplina giovane che si è affermata grazie al moltiplicarsi delle missioni umane interplanetarie alle aziende private che oggi cercano di sviluppare un'area dell'abitabilità spaziale legata alla commercializzazione dello spazio. Questo fa sì che il ruolo del design possa andare oltre i primi bisogni legati al comfort e al benessere degli astronauti e possa invece assecondare le esigenze dei prossimi turisti spaziali con esperienze indimenticabili. Nello spazio noi sperimentiamo condizioni completamente diverse dalla nostra quotidianità. Sperimentiamo trasfigurazione e un disorientamento, che non c'è più un alto e un basso, una destra e una sinistra, e il corpo, essendo senza peso, inizia a galleggiare e roteare, facendoci perdere completamente il nostro senso del sé e anche della percezione dello spazio circostante. Per tutte queste ragioni, la progettazione dello spazio prevede una metodologia specifica che ho creato e che si chiama progettazione dell'uso e del gesto, Use and Gesture Design, che implica la progettazione dell'oggetto contemporaneamente allo schema d'uso, per immaginare come gli astronauti vivranno questi nuovi ambienti, come useranno i nuovi equipaggiamenti, i nuovi oggetti e come verranno trasformati i gesti e i comportamenti in assenza di gravità. L'avanguardia del design spaziale è progettare ambienti multisensoriali, quindi una progettazione che tenga conto della qualità dell'aria, dei materiali, utilizzare dei materiali meno freddi che abbiano delle caratteristiche tattili, piuttosto che la qualità della luce, che potrebbe riprodurre il ciclo naturale del sole, come anche la qualità del suono. Si potrebbero utilizzare dei materiali che assorbono i rumori. Quindi il design dello spazio si occupa principalmente di incrementare il comfort dell'equipaggio a bordo, si concentra sull'essere umano, sui suoi bisogni, e questo porta a performance maggiori che influiscono in modo determinante sul successo di una missione spaziale.